Borgo Brufa riparte con slancio, più valore al ristorante. Borgo Brufa tra i primi a riaprire nel post-Covid. Quali sono stati i problemi? Ne parliamo con Andrea Sfascia, titolare del resort. Sicuramente quella cosa più, diciamo, difficile è stata quella, la non chiarezza dei protocolli per quanto riguarda su quelle cose che bisognava fare, anche perché gli stessi sono cambiati in maniera continuamente, cambiavano, quindi c'era un pochino di confusione e questo, diciamo, ci ha creato veramente dei problemi enormi su quello, come organizzarci, eccetera, eccetera. Infatti, voglio dire, gli ultimi aggiornamenti ci sono stati anche proprio pochi giorni prima dell'apertura. Ancora oggi sono rimaste chiuse, come sappiamo, sia le saune e sia i bagni turchi. Abbiamo due tipi di problemi. Il cliente che ci conosce sa com'è la struttura, una struttura molto diffusa, molto grande, su 3 ettari e mezzo, quindi, non ha, quindi conosce e sa, diciamo, com'è Borgo Brufa, quindi non pone dei problemi, non pone nemmeno delle domande. È normale che il cliente che non ci conosce, giustamente, pone i suoi limiti, pone i problemi, pone delle questioni e pone, vuole delle delucidazioni. Sicuramente stiamo anche noi molto al di sotto. Se le posso quantificare quanto, saremo intorno al 25-30% dell'anno scorso. Quali novità ci sono nel ristorante? Abbiamo fatto un rinnovo comunque di tutto quanto il menù, abbiamo la nostra proposta estiva, ma soprattutto la grande novità è il bar piscina che abbiamo aperto da poco, dove offriamo ai nostri clienti l'opportunità di mangiare a bordo piscina con vista verso Perugia e le nostre colline, dei piatti un po' più freschi, dei piatti un po' più leggeri, sempre utilizzando prodotti del territorio, ma non solo, anche con uno spunto e uno sguardo verso la cucina internazionale. Allora, del menù del ristorante ci sono sicuramente tre o quattro piatti che io ci tengo particolarmente sempre a proporre, e che si potrebbero ricordare: il tortino di melanzane della nostra azienda agricola, che ci offre delle melanzane favolose in questo periodo dell'anno, che sono a 2 passi da noi, a 10 km da noi, e facciamo questo tortino di melanzane con una provola affumicata, con mozzarella fior di latte, e una sorta di parmigiana di melanzane, diciamo, no? È un piatto che ci tengo molto sempre a proporre. Poi c'è il cappellaccio ripieno di prosciutto, che anche quello è un piatto che ci tengo molto perché è una preparazione molto lunga che richiede comunque sia tempo, pazienza per chiudere tutti i cappellacci, per fare la lavorazione artigianale. Quindi c'è questo ripieno di prosciutto di Norcia misto a carne di manzo fresca, a carne di maiale, con il tartufo nero estivo che è appena, diciamo, raccolto in questi primi mesi della stagione. Poi sui secondi piatti abbiamo fatto proprio un grande rinnovo. E ci tengo in particolar modo, diciamo, mi piace molto lavorare sull'aspetto dell'avicoltura, quindi mi piace molto lavorare le carni bianche. Quindi abbiamo inserito questa faraona agricola che viene da un allevamento di acqua sparta. E c'è questo allevatore, Massimo Manni, che fa un'avicoltura di livello, un'avicoltura di quelle, diciamo, come una volta, ecco. Quindi rispetto per gli animali, un po' anche l'alimentazione più genuina e il giusto tempo di crescita soprattutto di questi animali che hanno una vita dignitosa, quello è importante. Un occhio di riguardo va sempre ai prodotti locali. Attualmente abbiamo 41 fornitori solamente sul territorio umbro, perché è stata proprio una mia scelta personale di lavorare solo ed esclusivamente con allevatori, agricoltori, contadini, umbri. Ecco, proprio in questo momento, tra mezz'ora, infatti mi ha chiamato il nostro fornitore di legumi che è qui a Poggio Aquilone. Poggio Aquilone si trova a una ventina di chilometri da Brufa, è sul Monte Peglia, poco prima del Monte Peglia, dove loro sono dei grandissimi produttori di legumi, veramente di altissima qualità, biologico, una famiglia molto genuina, così come tantissime altre con le quali collaboriamo. E il ristorante fine dining che avevate in programma di aprire?
Allora, il ristorante fine dining che abbiamo era pronto, era tutto allestito, già eravamo pronti con i menu, con tutta la formazione e diciamo prenderà comunque la falsa riga della filosofia di cucina è sempre la stessa e speriamo di aprire a questo punto subito dopo l'estate. Sarà aperto anche al pubblico esterno, saremo aperti solamente a cena giovedì, venerdì, sabato e domenica.